Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Sifu e siamo pronti per partire alla volta del quarto livello. C'è stato solo un piccolo problema. Stavo registrando la puntata e, come dire, mi è crashato OBS e quindi sono dovuto uscire dalla partita corrente e purtroppo alcuni progressi che avevo fatto e alcune spiegazioni che vi avevo dato durante il livello sono andate perse. Per cui dovremo rifare il quarto livello e cercherò ovviamente di ridarvi tutte quelle informazioni che vi ho dato precedentemente, sperando che questa volta OBS collabori e non crashi come al suo solito. Le informazioni che avevamo visto, ovviamente inizialmente ci sono soltanto queste due. Tutte queste altre informazioni che vedete già qui, che io stavo iniziando a raccogliere, appunto erano frutto della mia prima, appunto, run, della mia prima esplorazione di questo livello. Le informazioni di base sono soltanto queste due e le leggeremo insieme. Le altre non so se potrò leggerle nuovamente all'interno del gioco, ma se così non fosse le leggeremo successivamente. Assieme a mio padre, Jin Feng godeva di un'ottima fama e di un grande rispetto nella cerchia dei maestri di Kung Fu della città. Era sempre la prima a difendere i deboli e gli indifesi. Aveva un gran senso della giustizia. Non so perché si sia rivoltata contro di loro, ma la pagherà per questo. Ora è a capo di una grande corporazione molto potente. Si occupa ancora di aiutare i bisognosi e lo fa con mezzi migliori, ma la sua improvvisa ricchezza è piuttosto sospetta. L'edificio più alto della città, situato in un distretto di nuova costruzione. L'ufficio di Jin Feng è all'ultimo piano dello stabile. Queste informazioni, poi, quelle che si vedono qui, le dovremmo tecnicamente recuperare e reperire all'interno del livello stesso. Ho anche migliorato la mia condizione, ho comunque fatto i livelli precedenti per sbloccare anche alcune mosse definitivamente, in modo tale da non avere più problemi ovviamente all'interno del gioco, e come potete vedere la mia età è di soli 21 anni, quindi mi sono migliorato ancora, ho fatto addirittura tutti i boss in perfect. L'unico che mi ha dato fastidio è stato un tizio random che mi ha colpito alle spalle non avendolo visto e mi ha ucciso. Quindi purtroppo ho fatto una morte non con i boss ma addirittura con un nemico comune, quindi ancora più vergognoso. Detto questo, cominciamo la torre. Non so se potrò, ripeto, reperire le stesse informazioni come le avevo prese precedentemente, però qualora non fosse possibile vi dirò esattamente dove poter ottenere tutte le informazioni precise all'interno del livello. Qua ci sono due bodyguard che non ci attaccano. Jin Feng ti sta aspettando. Benissimo. Il primo indizio da andare a prendere ovviamente è qui. C'è un volantino che comunque può essere preso per la fiera. Non so se... ecco, li possiamo leggere. Quindi in questo momento avrei ottenuto questo. Analisti, manager, sviluppatori. Qui nella corporazione lavora gente di ogni tipo. Hanno tutti una cosa in comune. Sono addestrati fin troppo bene per essere semplici impiegati d'ufficio. E poi successivamente il volantino. Asta d'arte di beneficenza. Il museo di Kuroki è ampiamente sovvenzionato da Jin Feng. Questo volantino promuove la collaborazione tra le due istituzioni e l'asta che si è tenuta per raccogliere fondi per la grande inaugurazione della sede. Quindi questo è già... è un'altra informazione, quindi Jin Feng sponsorizzava Kuroki, la mostra di Kuroki. Qui c'è l'ascensore che non possiamo prendere, ma che vi spoilerò, appunto, serve per bypassare tutto il livello e arrivare verso la zona finale. E per il momento il messaggio che ci viene mostrato è questo. Ho bisogno di una chiave magnetica per accedere a questo ascensore. E successivamente andiamo qua. Ok, eliminato. Una volta eliminato il tizio nell'ascensore, che già ci fa il primo agguato, incontriamo Jin Feng. Ovviamente non combatteremo qua. Not even a scar.
Your family is certainly full of mysteries. I'm certain Yang would be thrilled to see you again. Yang non vede l'ora di incontrarti di nuovo. I don't think you'll have that opportunity. E qua comincia il trip di questo livello. Qui c'è il computer, che ovviamente non posso accedere perché appunto serve una password. Il PC personale di Jin Feng, serve una password per accedere. Quindi per il momento non si può fare nulla. Porca troia. Ok, eliminata questa. Gli altri sono dei minion easy. Però non sottovalutiamoli perché... Ah! Che dolore. Mamma mia, che dolore. Ok. A questo punto... Tentiamo di forzare l'ascensore. Eh no, purtroppo non si può passare di qua. Infatti l'unica strada possibile è questa. Da qui possiamo scendere ed eliminare i primi. Wow. Porca miseria, guarda questo dove mi è arrivato. Porca troia, mi ha preso. Boh, delle volte anticipo troppo le schivate e quindi succede questo. Cercheremo di curarci adesso con gli altri che arrivano da qua. Non un altro passo. Ok. Queste si possono anticipare, le donne, queste che fanno i calci agili, così si possono sempre anticipare con il quadrato premuto o con il triangolo semplice. A meno che non stanno facendo una combo particolare dove vi serve a quel punto solo il quadrato premuto o il pugno avanzato, quello che si fa con avanti, avanti, quadrato. Quindi fate molta attenzione, vero questo? Vabbè, questo. Questo qui può stunnare... le ballerine, io le chiamo le ballerine, mentre stanno facendo l'attacco, ma vi consiglio di utilizzare il quadrato premuto quando stanno facendo l'attacco perché è molto più rapido, è molto più immediato. L'avanti avanti quadrato utilizzatelo sempre contro i bodyguard, quelli grossi, con quelli sono efficaci, molto efficaci. Qua facciamo attenzione perché la telecamera è una merda. Per cui mettiamoci in una zona in cui... Ok, perfetto. Facciamoli avvicinare. Pedate delle volte. Ah, la sgambetto. Puttanazza. No! L'avevo schivato. Questa morte è stata ingiusta.
Questa è stata ingiusta. Questa è stata ingiusta perché l'avevo schivata giusta. Ok, il quadrato premuto è ottimo perché stunna, e se riesce a stunnare, praticamente gli avversari sono alla vostra mercé. Qui gli ascensori non si possono aprire. Qui c'è un bel bastoncino che io mi porto. E qui possiamo andare avanti dalla conferenza, tipo sembra questo. Ecco qua. Questa la possiamo eliminare subito. No, si trasforma, quindi cestino totale. Eliminiamo prima i minion. Porca troia, l'ha presa, ma ho fatto addirittura. Che non immaginavo. No. Qua mi ha stunnato in una maniera assurda. Sono molto infami questi bodyguard. Questi bodyguard così sono molto infami. Il santuario. Inaugurazione del santuario. Il santuario di Yang. Sembra che sia stato finanziato dall'azienda di Jinfeng. C'è una lista delle cure tradizionali cinesi praticate. La corporazione è orgogliosa di continuare la sua collaborazione con il santuario, un luogo dedito alla cura dei mali più gravi con metodi tradizionali. Il santuario ha aiutato la comunità medica ad affrontare numerose patologie incurabili e ha riportato risultati stupefacenti. Quindi vedete come effettivamente tutti i boss che stiamo affrontando in realtà sembra che siano buoni. Cioè tutti che fanno del bene, tutti che si dedicano a un qualcosa di positivo, chi fa beneficenza, chi ha inaugurato una mostra per perseguire magari un sogno, una passione, quella che può essere l'arte. Addirittura Yang che ha aperto un santuario che permette di curare le persone. Jinfeng che lo sponsorizza con i suoi soldi. Il botanico che non faceva propriamente delle cose, diciamo, non faceva delle cose belle perché comunque è invischiato con la malavita, però cos'è che devo sbloccare, che stavo sbloccando? Ah, il colpo abbassato. Sì, devo continuare a sbloccarlo perché devo sbloccarlo definitivamente. Ecco qui, assolutamente prendere la scopa. Non so se ho la barra focus attiva, cioè non so se ce l'ho carica, ma se non ce l'ho carica potrebbe essere un problema. Spero di avercela carica. Qui ci sono uffici. Non sembra esserci nulla di interessante. Forziamo l'ascensore. No, non si può forzare. Qui sì, si può forzare. Squad 7 in the elevator shaft. Repeat, he's
Squad 9 on its way. Get out of my way. Ecco oh, perché qua è pericoloso. Il ciccione qui in close combat è brutto da affrontare, per cui vedete con la barra focus attiva e la scopa lo si riesce a shottare facile. Eccoci qua. Olè. Siamo arrivati in quella che è la zona finale. La faglia. Anziché raggiungere la cima dell'edificio, dovrò addentrarmi nelle sue profondità per raggiungere Jingfeng. Percepisco un richiamo potente provenire dalle viscere di questo luogo. Prendendo l'ascensore, quello che c'è all'inizio del livello, si arriva direttamente qua. Quindi questa è già la fase finale del livello. Si prosegue. Qui c'è un piccolo, diciamo, una piccola shortcut che vi causerà una morte. Ovvero, se vi tuffate da qua, potrete bypassare buona parte dei combattimenti, però vi costerà una morte. Quindi se volete fare una run senza morti, da qua non potete passare. Se invece volete sbloccare anche un obiettivo simpatico, che non mi ricordo come si chiama, potete saltare da qui e sbloccare appunto l'obiettivo e anche una piccola shortcut. Se siete abbastanza abili, la morte la potrete resettare sconfiggendo il nemico che c'è nella stanza successiva, dato che sarà appunto un elite. Ma porca troia, come m'ha preso? Cioè, ero distante 20 km. Vedete, poi ci sono questi fastidi, no? Chiamiamoli così. Queste animazioni che danno un po' fastidio. Che delle volte sì, ti fanno confondere. Ora, non è il mio caso perché io sono morto come un tacchino. Perché quello mi ha preso non so come, sinceramente. Non credevo di essere sotto il suo raggio. Però mi ha preso. Vabbè. Capita. Vabbè, migliorerò comunque affrontando direttamente il boss. Per qua non è un problema. Un complotto. Le 5 scuole di Kung Fu distrutte 8 anni fa e 4 maestri uccisi si chiamavano i Guardiani. Jingfeng li ha traditi, ha pianificato tutto qui assieme a Yang e agli altri. Vedete? Sono tutti i maestri uccisi. This made up order who kept for themselves what belongs to the people. The truth always finds its way. And so does justice. Nemico elite sconfitto, quindi morte ripristinata. Qui riapposizione struttura quando si schiva. Dato che le schivate per me ormai sono diventate un must, le uso molto più dei parry, cosa che in realtà sarebbe sbagliata contro i nemici comuni.
i parry si devono utilizzare, le schivate contro i boss. Qui c'è altra shortcut, stesso discorso di prima, vi potete tuffare, prendete la morte, però avanzate e bypassate diversi combattimenti. Questa zona è parecchio fastidiosa, perché qua i nemici fanno... diciamo, vi fanno le imboscate. L'intelligenza artificiale del gioco, devo ammettere che mi è piaciuta parecchio. Bisogna fare attenzione perché poi qui purtroppo la telecamera è anche un po' infame. Ecco. Non me l'aspettavo che questo qua mi saltasse e mi desse il calcio. Non me l'aspettavo proprio. E vabbè, guarda quanto mi ha tolto. Dai, che se non riesco a morire faccio 25 anni e batto di un anno il record della partita principale, che sono arrivato forse al livello finale 26 se non sbaglio. Però devo cercare di non morire contro il boss. Non è difficilissimo il boss in realtà, però potrebbe darmi fastidio. Vedete, se io avessi preferito la morte avrei potuto saltare da lì e arrivare già qua. To each crime, it's punishment, and to each punishment, it's weapon. The only person guilty of a crime is you. Elite eliminato, quindi vita ripristinata, e inoltre tessera magnetica dell'ascensore, e come vi ho detto prima ci permette adesso di skippare praticamente tutto il livello e arrivare nella zona della falda. Qui nel frattempo abbiamo ottenuto un altro bigliettino. Il gruppo dell'alba, il simbolo è il nome del loro ordine segreto fondato per annientare i guardiani, quindi loro si chiamavano appunto così. Un'altra delle spietate carnefici di Jin Feng. È una delle fidatissime tenenti di Jin Feng. Mi ha raccontato dei guardiani, il gruppo a cui mio padre, Jin Feng, e altri maestri appartenevano al tempo. Perché mio padre non mi ha mai parlato di questo gruppo? E poi qui c'è la tessera, che serve per aprire l'ascensore. E qui abbiamo silenziosi, spietati, probabilmente nient'altro che fanatici. Mi hanno teso un'imboscata all'interno della torre. Quindi gli assassini. Prendiamoci la nostra katana, il nostro spadino, e andiamo avanti. Ci siamo, signori. Il boss è praticamente un tiro di schioppo. Qualche effetto giusto per confonderci ancora le idee.
Qui arrivano nemici che fortunatamente vengono shottati. Sono dei minion. Non... tre attacchi pesanti e via. Quindi niente di problematico. Ultimo buff. Direi di potenziare. Eh sì, amico mio, non c'è altro modo. Dobbiamo scendere. E qui vi presento il quarto boss, Jin Feng. For whom does the bell toll? You want revenge. And to restore that which once was. But that suffering, it was for something. Yours, mine, even Yang's. We did something for the people. We shared. You want to erase it all? The bell tolls for you. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Schivare gli attacchi della vecchietta non sono semplicissimi, perché lei è molto agile comunque. Poi ha una grandissima stabilità. La schivata in questo caso ha fatto cilecca. Allora, continuiamo qui a sbloccare. So che mi mancano solo due potenziamenti. Niente, 26. Se concludo così arrivo al record. Aia. Sto pugno è allucinante, mi fotte sempre. Seconda fase. Da qui adesso c'è una meccanica che non ho capito benissimo, ovvero il fatto che io posso afferrare la sua catena, ma non so cosa farci sinceramente, perché... lei mi tira a sé e mi picchia e non posso neanche schivare. Quindi non so se devo premere qualche altro tasto. Ah no, avevo schivato. No, cosa ho fatto? Non me lo ricordo più il suo moveset, devo essere onesto. Me lo dimentico. Cioè so che fa due colpi sopra e un colpo sotto, però...
E questo me la ricordo come combo. Ok, sconfitto. E ora, ragazzi, ultimo livello, il delirio più pazzesco. Veramente l'ultimo livello è un qualcosa di assurdo, veramente assurdo. Soprattutto il boss, ragazzi. Il boss è un qualcosa di allucinante. Il boss è un qualcosa di veramente allucinante. Lo vedrete, lo vedrete. Ok, manca l'ultimo e lo sbloccheremo definitivamente. Detto ciò, abbiamo sbloccato diverse informazioni. Non c'è altro che abbiamo sbloccato per ora, perché qui per il momento non abbiamo sbloccato altro. Adesso ci tocca l'ultimo livello, il santuario. Ma questo ovviamente la prossima volta. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!